80 anni una bella... E questo è un altro ricordo, è il libro che abbiamo scritto, esatto, la ricostruzione storica è interessante. Partendo dalle origini. Esatto. Signor Presidente della Repubblica, autorità, signore e signori, care colleghe e cari colleghi, vorrei innanzitutto salutare e ringraziare, a nome mio personale e di tutte le nostre associate, il Presidente della Repubblica che oggi ci onora della sua presenza. E un saluto e un caloroso benvenuto alle autorità presenti, alla senatrice Licia Ronzulli, in rappresentanza del Presidente del Senato, al Presidente della Camera, e a tutti i partecipanti a questa assemblea. È certamente un'occasione di dialogo e confronto, ma anche di celebrazione e rinnovata presa di coscienza di ciò che noi oggi e da tempo siamo e rappresentiamo per il Paese. La nostra associazione, proprio in queste settimane, compie 80 anni. 80 anni fa il Paese era in macerie. Roma era stata liberata solo all'inizio dell'estate di quel drammatico 44. La guerra era ancora lontana dall'essere conclusa e la liberazione del paese non era ancora stata raggiunta. In quel momento, con una straordinaria capacità di prospettiva, alcuni rappresentanti delle maggiori compagnie fondarono il 31 agosto del 1944 l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. Grazie, un suo complimento è per me una grande cosa, accompagno il presidente. Grazie, saluto. Arrivederci, grazie. Non stavo indipendente, iniziamo. Arrivederci. Grazie. Presidente. Presidente, arrivederci, presidente. Presidente, presto, grazie. Arrivederci, presidente.